Si dice indignato il sindaco di Giarre Angelo Danna dal risultato della nuova rimodulazione della rete ospedaliera siciliana. Il Sant'Isidoro di Giarre è infatti l'unico nosocomio ad aver subito penalizzazioni. Non solo nella provincia di Catania, ma che è quella che ci appartiene, ma addirittura in tutta la Sicilia. Quindi significa che Giarre sarà l'unica realtà che in virtù del decreto assessoriale del 2015, che sarà superato dal nuovo, verrà penalizzata concretamente perdendo il suo ospedale, perché avendo perso il pronto soccorso all'epoca, avendo acconsentito che questo avvenisse anche formalmente, chiaramente oggi noi saremo l'unica realtà in questa condizione. Ovviamente questo io non lo posso accettare a nome anche di tutti i cittadini del comprensorio, non posso per un fatto di giustizia, di equità. Ora, quali saranno le forme, le modalità per manifestare ancora questo dissenso, le andremo a studiare. Io vi posso dire sempre oggi, ho provato a sentire intanto l'assessore Gucciardi, ho lasciato un messaggio in segreteria, non sono riuscito, avendo provato a rintracciarlo, ci riproverò. Ho parlato personalmente col sindaco della città metropolitana, nonché di Catania, l'onorevole Bianco, al quale ho rappresentato questa realtà, questa anomalia. Per cui, se è vero che qualcuno ha detto che questo decreto sarà un miglioramento, ovviamente per tutte quelle realtà che rischiavano di fare la fine di Giarre, è così. Lui deve sapere, gli ho chiesto, e in questo senso condivideremo questo percorso, lui deve anche capire che bisogna in qualche modo mettere al centro di tavoli istituzionali che lui può favorire il tema Giarre. Il primo cittadino si dice pronto ad intraprendere nuove battaglie. Faremo l'azione legale. Con l'avvocato Parisi abbiamo recentemente rivisto gli atti che erano stati in qualche modo abbandonati, accantonati dal TAR, dicendo che la competenza appartiene al giudice ordinario. Da qui a non molto pensiamo vadano riassunti gli atti davanti al tribunale. Danna infine non risparmia frecciate ai rappresentanti locali del governo regionale. Manco amareggiato, sono indignato. Sono una persona che insieme a tanti altri lotta su questo tema dal 2008, abbiamo fatto tantissime iniziative, abbiamo provato a tutti i livelli a scuotere le coscienze, non sono bastate purtroppo neanche 16.500 firme raccolte e ratificate a livello anche del notaio e mandate alle autorità dell'epoca. E oggi mi permettete anche una battuta. Al di là delle dichiarazioni, io non sento quelli che sono vicino all'attuale governo regionale, che parlavano di trionfi, che parlavano di ripristinare le condizioni, parlavano di pronto soccorso. Questa gente che prima, insomma, qualche mese fa andava in giro ad affermare queste cose, non l'ho vista più. E credo che i cittadini anche queste cose debbano rifletterci e debbano pensarle.